Ora parliamo di musica, questa sera alle 21.15 all'Arco d'Augusto, la rassegna di Aosta Classica chiude in grande spolvero con il concerto del pianista Roberto Cacciapaglia. Abbiamo l'onore di averlo qui in studio con noi, buonasera. Buonasera. Che concerto sarà quello di questa sera? Ma stasera suonerò dei brani a pianoforte, alcuni del mio ultimo lavoro che si chiama Alphabet e altri che sono una selezione di brani che ho realizzato per pianoforte e orchestra con la Royal Philharmonic Orchestra e stasera li faccio per pianoforte solo, una versione più intima. Maestro, il computer può essere definito uno strumento musicale? È uno strumento straordinario, sì, il computer penso che la qualità principale sia quello di portare la musica dal tempo allo spazio, cioè noi siamo abituati al vinile, ai nastri che girano, adesso il computer è come una tavolozza, no? Quindi porta più nello spazio. Che differenza c'è tra suonare con Franco Battiato, Gianna Nannini e suonare invece con la Royal Symphony Orchestra? Ma sono due funzioni della musica diverse, ma io sono per la musica totale, senza gerarchie, quindi penso che quando c'è della buona musica che arriva va sempre bene. Come definirebbe la sua musica? La mia musica, al di là delle definizioni, diciamo, punta ai poteri del suono, cioè attraverso il suono noi possiamo veramente ricevere molto, sia individualmente che socialmente, soprattutto in una società come oggi dove siamo molto nel caos, no? Allora la musica ci può aiutare molto. C'è ancora differenza tra la musica classica e la musica leggera? Ma la differenza soprattutto è l'intenzione e la funzione, no? Quando c'è un'intenzione la musica classica magari punta a certe cose, per esempio al suono che incantava i delfini nel mito di Orfeo, no? Allora la musica magari leggera è più di intrattenimento, ma sono due funzioni della musica, tutte e due molto interessanti. In una parola, che impressione l'ha fatto Aosta? È arrivato questa sera da poche ore per la prima volta. Beh, devo dire un'impressione straordinaria e poi suonare sotto l'Arco d'Augusto per la prima volta, per la prima volta, quindi dopo sono molto, molto felice di essere qui e spero che sia un bel concerto. Grazie per essere stato con noi e adesso noi apriamo la pagina dello sport con l'hockey su ghiaccio. Spettacoli ieri sera, palcoscenico d'eccezione per il concerto di chiusura di Aosta Classica sotto l'Arco d'Augusto, la musica di Roberto Cacciapaglia. Hanno sfidato il tempo variabile avendo la meglio Roberto Cacciapaglia e il suo pianoforte nel concerto serale di chiusura della rassegna Aosta Classica, eccezionalmente ospitato sotto l'Arco d'Augusto, trasformato per la prima volta in palcoscenico in occasione del bimillenario della morte dell'imperatore romano. Milanese, 14 album all'attivo, Cacciapaglia ha eseguito alcuni brani dall'ultimo lavoro Alphabet con una selezione di altri originariamente scritti per esecuzione al piano con la Royal Philharmonic Orchestra di Londra. Compositore di riferimento in Italia e all'estero nella ricerca musicale tra classico e sperimentazione elettronica, è attivo su diversi fronti artistici sin dalla fine degli anni 70. Vasto l'ambito dalla produzione discografica per artisti come Giuni Russo, Gianna Nannini o Alice alla realizzazione di musiche per spot pubblicitari, di colonne sonore per documentari e film, nonché di opere teatrali.